Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video veramente alla buona, ma spero utile. Sono qui nella mia serra, ho dato una pulita ed è il momento di mettere a dimora gli agrumi. Questi sono tutti agrumi in vaso che sono stati fuori fino adesso, temperature sono scese intorno ai 5-6 gradi di notte, quindi è il momento di metterli al riparo. Vedete, stanno facendo dei frutti che sono spettacolari, però la notte loro soffrono. Allora li metto in serra. Questa operazione sono già 2-3 anni che la faccio e queste sono sempre le stesse piante, quindi funziona, ve lo posso assicurare. Prima di metterle a dimora, però, c'è qualche operazione che secondo me andrebbe fatta. Allora, innanzitutto, vedete, è cresciuta un po' dell'erba, quindi adesso dobbiamo dare una pulita al pane di terra. Poi do loro un po' di lupini macinati, è un concime biologico ricco di azoto a lentissimo rilascio, quindi per loro è la cosa migliore perché assorbono le sostanze nutritive e si portano avanti nei mesi successivi. 40-60 grammi per vaso, ogni 30 giorni circa. Io in realtà non l'ho fatto, quindi comincio adesso. Poi dovete leggere ovviamente le istruzioni sulla confezione che comprate voi. Rincalzerò il tutto, scusate la confezione è rotta, vi metto qui sopra pressione poi quella sana. Ho del terriccio di qualità per acidofile, è importante utilizzare quello giusto perché gli agrumi sono piante acidofile, cioè non ci va il terriccio universale. Allora cosa faccio? Togliamo le infestanti, queste che col tempo sono venute fuori in modo spontaneo ovviamente, senza impazzire. 40-60 grammi. Io vado a occhio, come vi dicevo, è un video nato così. Quindi, ora, se non dovete rincalzare, che è giusto così come state facendo, cioè che la pianta ha il suo pane di terra corretto, bisogna picchettare e interrare il concime. Ora, visto invece io che devo rincalzare, semplicemente il bello di questo terreno è che all'interno ha dell'apillo vulcanico, sono dei sassolini che ovviamente rimarranno nel terreno a vita, servono per non far compattare il terreno e per dare ossigeno quindi al terreno stesso e soprattutto a livello delle radici. Quindi se dovete fare un rinvaso, un sacco di terra del genere costa dei soldi, però vi dà la sicurezza di avere poi un prodotto finito e perfetto così. Ve ne faccio vedere un altro. Guardate i frutti di questa pianta. Questa è quella del video del sapone di Marsiglia e del peperoncino dove avevo gli afidi. Vi faccio vedere, senza trucco, senza inganno, che afidi non ne abbiamo più e sono passati altri 20 giorni da quel video lì più o meno. Vedete, non abbiamo più niente. Abbiamo fatto un buon lavoro, dai. Ok, do una pulita. Alla fine ci sarà soltanto un'ultima operazione da fare, che è quella della pacciamatura, e vi faccio vedere dopo un po' con quello che abbiamo a disposizione, come la facciamo noi quest'anno. Il periodo ideale per il rinvaso è in primavera, non è adesso, eh. Però adesso, visto che le mettiamo a dimora per l'inverno, gli diamo un po' di sostegno, anche perché ci sono i frutti in maturazione. Ora, il mio terreno è già umido, non gli do niente, ma se fosse asciutto, ecco, un po' di acqua sarebbe la cosa migliore, che comincia a sciogliersi il concime. Okay, l'ultima operazione da fare è quella della pacciamatura, come vi dicevo, per tenere il terreno coperto dalle gelate. Quest'anno utilizziamo un po' di cartone, ne abbiamo in eccesso, quello che è avanzato dai cassoni No Dig, però come vi avevo fatto vedere nell'altro video di qualche tempo fa, si possono usare anche foglie, paglia, tutto ciò che è organico. Il cartone col tempo si degraderà, tornerà al terreno. Mi raccomando, il cartone però deve essere vergine, non colorato, perché se no mettiamo nel terreno sostanze che non vanno bene. Ecco qua. A noi questo serve anche per i gatti, perché così non la usano come lettiera. L'ultima cosa, questa è una cosa aggiuntiva, mi è venuta in mente adesso. In serra, se non c'è un corretto ricambio d'aria, si formano delle muffe, si può formare la fumagine sulle foglie, segno che c'è uno scarso ricambio d'aria. Allora, nel mio caso, c'è una finestrella sempre aperta tutto l'inverno e lascio la porta d'ingresso, la tenda d'ingresso, leggermente socchiusa in modo tale da avere un minimo di ricambio d'aria. Però è importante ogni 10 giorni venire a vedere
vedere un attimino lo stato di salute delle piante, perché se vediamo che comincia a farsi un po' di fumaggine, allora dobbiamo migliorare il ricambio dell'aria. Chiudo dicendo che anche in inverno, seppur poco, le piante vanno innaffiate, quindi non bisogna lasciarle poi così senza un goccio d'acqua, perché non va bene. Ovviamente le irrigazioni saranno meno frequenti. Io di solito vengo, tasto il terreno. Se il terreno è umido, come in questo caso che è bagnato, lascio perdere, perché tanto sono state fuori, ha piovuto per 4-5 giorni, quindi queste secondo me per un paio di settimane sono a posto. Poi vengo, tocco il terreno, se è asciutto gli do un po' d'acqua. Bene, tutto dalla mia serra, questi sono i miei agrumi in vaso che mi sto portando avanti di anno in anno e spero di avervi dato un consiglio utile. Se fate così, se abitate in una zona climatica che non permette in inverno di avere agrumi all'aperto, ecco, questo è un buon sistema. L'altro sistema, vi faccio vedere il video di quando l'avevo fatto qualche anno fa, è quello di coprirli con del tessuto non tessuto, ma se avete una serra va benissimo questa soluzione, quindi o la serra o il tessuto non tessuto, e attenzione appunto agli sbalzi d'aria, soprattutto al vento. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, lasciate un like se vi è piaciuto questo video così estemporaneo, fatto così al volo, e iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici se non l'avete ancora fatto. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.